ce la fai! Ti amo! Alessandra è la nostra vita, ti amiamo! Vorrei costruire una famiglia, senza gelosie, senza invidie. Vorrei che fossimo veramente speciali, perché già lo sono. E vorrei che diventassimo ancora di più. Canzone preferita di Alessandra? Stella incantevole. Senza nuvole. Il cielo può attendere. Ti aspetto. Segreto. Nulla non mi senti. Splendida follia. Prendimi per sempre. Ti aspetto. La cosa più pazza che avete fatto per Alessandra? Stare qui dalle 8 stamattina. Io da ieri sera ho dormito qui solo per Alessandra. Penso il tatuaggio e domani mattina devo andare a Rimini. E non so dove devo dormire. Abbiamo dormito qui fuori stanotte. Ho litigato con la security 10 ore di fila. Abbiamo uno spirito molto allegro tutti. Siamo tutti qui pronti a divertirci. Sono arrivati migliaia di video. Abbiamo fatto un contest che si chiama Balla con Alessandra. Gli ascoltatori e i fan di Alessandra hanno scelto i vincitori. 3 vincitori che saliranno sul palco. Canta con Alessandra, dove qualcuno duetterà stasera con Alessandra, sempre scelto dal pubblico che è qui. Tutto questo sarà inframmezzato da esibizioni live di Alessandra, che canterà un bel po' di canzoni. Una cosa che deve sapere assolutamente un fan di Alessandra amoroso: le canzoni, i 6 punti deboli, le piace fare i selfie, Alessandra è umile, buona, dolce, educata, pazza, la famiglia, Lecce, la sua città, la deve conoscere prima come una persona, non come una cantante, tiene molto alla famiglia, infatti voi siete la sua big family. Ciao Alessandra, siamo a Napoli al Palapartenope e qua fuori ci sono migliaia di ragazzi impazziti per te. Tu hai una fanbase? Yeah! Ok. Tu hai una fanbase fortissima, ti segue. Come si costruisce una fanbase come la tua? Non lo so. In teoria non lo so, perché ci siamo costruiti a vicenda, cioè è stato un percorso di crescita insieme, tutti insieme. Io mi sono data a loro, ho dato tutta me stessa, ho fatto conoscere pregi e difetti di me, le mie debolezze, i miei limiti, le mie paure, e quindi forse magari questo ha contribuito ad avere adesso questa gente che è qua per me, non lo so, bisognerebbe chiedere a loro, perché ognuno mi fa questa domanda, ma io in realtà non so mai rispondere. Io sono questa e mi sono fatta vedere per quello che sono. Senti, ma è una responsabilità nei loro confronti, perché questo invece dipende da te, c'è una responsabilità anche in quello che scrivi, in quello che canti, oltre che in quello che dici sui social, eccetera. Madonna mia. Anzi, come diciamo noi, a voglia. Guarda, all'inizio era pesante, perché me li sentivo proprio tutti sulle spalle. Tanto che mi facevo la preoccupazione, mi ricordo in giro: avete l'hotel? Avete i soldi? Volete mangiare? Volete la pizza? Ad un certo punto iniziavano a crescere e io dicevo a mia mamma: mamma, io non ce la faccio a tenerli tutti, sono tanti, non ce la faccio a tenere me stessa in giro per l'Italia. Come faccio a tenere ognuno di loro? E quindi mi sono cercato di fare le raccomandazioni e di dire: ragazzi, siete cresciuti, iniziate a pensare bene a quello che fate. Però sì, sento tanto la responsabilità ancora oggi. Leggevo che tu parlavi di loro come coloro che ti hanno aiutato a uscire dal frullatore di amici. Insomma, ci sono gli artisti a cui fan danno in qualche modo la testa e chi invece li usa per tenersi radicata a terra, in pratica. Ogni volta che sono in tour, a ogni fine tour, dico sempre che loro mi hanno reso la vita speciale. Mi hanno dato tanto. Tante volte mi hanno tolto tanto, adesso siamo diventati davvero una famiglia, anche se alcune volte devo tirare le orecchie perché vanno un po' così, però io sono sempre lì che: che stai facendo? Che stai facendo? Come ti stai comportando? Cioè, sei tipo la mamma isterica, quella così. Come mai hai scelto Napoli? Come avete scelto Napoli come appuntamento, insomma, per fare questo raduno? Perché, allora, devi sapere, lo fai lì, non va bene perché è troppo al nord, lo fai lì, non va bene perché è troppo al sud, lo fai lì, non va bene perché così. Allora ho detto: va bene, l'abbiamo fatto a Lecce, il primo raduno è stato fatto a Lecce, a San Pancrazio, nella mia terra. Allora abbiamo fatto, adesso andiamo su, percorriamo, andiamo verso su, e quindi Napoli. Poi magari, che ne so, ce ne saranno altri, o forse non ce ne sarà nessuno, perché mi
sverrò quest'oggi. No, non è vero, cioè l'idea di farne tanti altri c'è, perché ovviamente ti va di stare, cioè a me va di stare con loro, perché in tour è difficile, no, instaurare un certo tipo di rapporto, mentre il raduno non è una promozione, non è un concerto, è proprio l'idea di famiglia, di potersi raccontare e di stare insieme, far divertire e far interagire tutti, perché ovviamente non tutti balleranno, non tutti canteranno, non tutti magari riusciranno a far vedere il, che ne so, il cartellone o lo striscione o la foto, però era un modo per far interagire e per far vorrei che con me in una famiglia, no, ognuno facesse il tifo per l'altro, ed è per questo che è nato questa sorta di gioco, poi non è un contest, dove tanti possono partecipare, anzi dove tutti possono partecipare, e quindi non è proprio un contest tipo tu vinci e sei il campione, no, è proprio una cosa in famiglia tra di noi, era un puro divertimento. Cos'è che un fan dell'Amoroso deve sapere assolutamente? Non lo so, perché in realtà non so neanche io tante cose, tipo non so i testi, non mi vergogno di dire che ho un gobbo durante i concerti e nonostante il gobbo sbaglio lo stesso le canzoni, quindi la persona che vuole far parte della big family, perché non sono fan, è una grande famiglia, deve essere leale, sincero e rispettoso con gli altri. Qual è la cosa più pazza che hanno fatto per te? Da solo seguirmi in tutte le date. Io penso che più di questa, ma dal nord al sud in un modo pazzesco, cioè si sono fatti il tour con me, tanti ragazzi che sono cresciuti accanto a me e che io li vedo oggi, che magari qualcuno ha 27 anni oppure l'età mia, o i 14enni che adesso che ne so hanno 22 anni, cioè proprio vederli crescere e vederli ad ogni tappa della mia carriera, del mio lavoro, questa è pura follia, cioè dopo che poi ho visto che si tatuano le mie facce, io ho detto voi non state bene, addirittura un ragazzo ha questo pass, cioè nel senso io non ho il pass, non posso entrare, non ho il pass e allora non puoi entrare, no, allora fa così e fa vedere la mia faccia tatuata e quindi entra, ha un pass proprio dentro di sé. Chi gli dice non entrare? I folli di questi non so che dire, guarda, non lo so. Invece tu? Ogni giorno penso, cioè penso non pazza, io non lo so, non so gli altri artisti, non lo so, però io ci sono veramente, veramente, veramente per tutti e anche di più, alcune volte troppo. C'è una cosa che non gli hai mai detto? Non si può dire? No, penso di averli mandati a cagare, penso di avergli detto di amarli tanto, penso di averli rimproverati, penso mi sono comportata veramente come mi comporterei con le mie sorelle, con un mio amico, con mia madre. Vorrei costruire una famiglia, senza gelosie, senza invidie, vorrei che fossimo veramente speciali, perché già lo sono e vorrei che diventassimo ancora di più. Un saluto a tutti gli amici di Fanpage. Grazie.